Amici di Scrivere Senza Parole, bentornati di nuovo, quarta parte, con Giuseppe Gozzolino, docente di storia del cinema e vai avanti tu, perché dopo quattro volte. Scrittore, saggista, divulgatore culturale e talvolta opinionista televisivo per Rai Uno sul cinematografo. Sempre con umiltà abbiamo Di tutto, di detto, più. sempre con umiltà. Di tutto, di più. Ieri sera, Talvolta. una cosa del genere, ed è per questo che noi abbiamo. Vi abbiamo lasciati con la domanda, ma allora gli aspiranti siamo partiti parlando del cinema italiano di un certo declino, comunque di un certo impasse che non riesce a superare per arrivare a livelli, che ne so, di quello francese, per non dire di quello americano, di un certo livello, ma abbiamo comunque delle grosse potenzialità. E allora, aspiranti attori, aspiranti sceneggiatori, aspiranti registi. Chi è a Napoli ha una grande fortuna, ha la fortuna che a Napoli esistano grandi scuole di cinema di questo tipo. Vuoi parlarci tu di quelle di cui sei a capo, in quelle cui insegni? Cosa insegni soprattutto? Perché dire io faccio questo, faccio corsi, va bene, diciamolo, ma soprattutto diciamo che cosa insegni. Allora, diciamo che allo stato attuale mi sto occupando più di laboratori dedicati, in parte alla scrittura per il cinema. Nominiamone uno. Allora, abbiamo realizzato insieme ad altri, tra cui anche in sinergia con Valerio Caprara, che è in qualche modo il supervisor dei nostri progetti, ha Umiltea fatto. ha citato un professor Valerio Caprara, che tutti conoscete come critico. Storico e critico del cinema e il firma del Mattino di Napoli, a sua volta anche lui stesso opinionista di cinematografo Tra su Rai l'altro, 1. lasciamelo dire, con quella nonchalance da aristocratico napoletano di una volta, che sembra che parli del tempo mentre snocciola la critica più lucida di un La film. classe non è acqua, Fantastico, eh? la classe non è acqua. La classe non è E acqua. quindi assieme a lui pure abbiamo dato vita a dei laboratori, per esempio con la Scuola di Cinema di Napoli abbiamo realizzato prima Noir Factory, che è un laboratorio di cinema e scrittura, e Noir poi anche Factory, Noir Factory, sì, Noir che era Factory. un laboratorio dedicato allo scrivere per il cinema, ma anche scrivere storie gialle, mystery, noir, in collaborazione con alcuni addetti ai lavori Quindi anche più iniziate a specializzati. segnarvi Noir Factory, la fabbrica del Noir, è Ma uno. questa è un'esperienza passata. Poi, altra esperienza passata è stata il Serial Lab, che è invece un laboratorio talk lab dedicato alle serie TV per raccontare le origini e le modalità produttive anche delle serie TV attuali, come quelle del passato. E poi approdiamo a quelli che saranno invece i progetti per l'anno prossimo. Un progetto sarà dedicato ad appunti di storia e critica del cinema, che faremo sempre con la Scuola di Cinema di Napoli. Un altro progetto a cui stiamo lavorando in questo periodo sarà anche un altro laboratorio che si chiama Sherlock Lab, un Oh, laboratorio di scrittura parliamone perché gialla. questo è il piatto forte dedicato al pane quotidiano, all'origine di tutta Assolutamente. la nostra passione, nostra, intendo di chi ha la passione per il noir, l'investigazione, il crime Assolutamente. di tutte le sfumature, Sherlock Holmes e Conan Doyle. Infatti si chiama, lo Assolutamente. ripetiamo, The Sherlock Corretto. Lab, un Sherlock laboratorio. Lab. Scrittura del cinema, del Come mystery, elementi. di cinema e fumetto. Assolutamente sì. E Ho sarà letto un. bene sul gobbo che non ho? Bravo, complimenti. Comunque è un progetto che partirà presso una libreria Mondadori al Vomero, Quando? Rione Alto. Da novembre fino a giugno, e sarà una sorta di Di percorso che quest'anno, sì? inizierà, Di sì, di quest'anno. quest'anno, ovviamente, Quindi è novembre e una giugno. libreria Mondadori di Assolutamente Alto da novembre di quest'anno fino a giugno. E com'è? sì. E sarà un percorso mese per mese che inizierà via web tramite gruppi e blog. I nostri iscritti riceveranno una serie di materiali interessanti di mese in mese, perché di mese in mese svilupperemo dei temi, per esempio il noir nelle serie TV, il mystery noir secondo Maurizio De Giovanni,
l'hard boiled fra cinema e letteratura, insomma tutta una serie di temi, Gomorra fra cinema e letteratura e quant'altro, tutta una serie di temi con addetti ai lavori di alto profilo, Valerio Caprara, Maurizio De Giovanni, Ernesto Maglie, l'attore che ha, diciamo, grande diciamo Franco Iavarone e anche gli amici della redazione di Movie Player che hanno realizzato questo libro che si chiama 100 serie TV in pillole, e insomma avremo veramente un bel gruppo di addetti ai lavori, Andrea Guglielmino che è un altro sceneggiatore e scrittore specializzato in horror. Avremo comunque questo bel gruppo di autori e ogni mese al termine di questo percorso che inizia online sul web attraverso gruppi social e attraverso il nostro blog, sfocerà alla fine di ogni mese in una conferenza live con questi ospiti. E ha quindi chiamato sarà questo bel gruppo di autori, cioè il Gotha della Sapienza crime cinematografica, quantomeno che risiede a Napoli, che comunque a Napoli e Roma, Napoli e Roma internazionale è ancora Roma. Napoli e Roma perché infatti alcuni saranno romani, verranno insomma da altre realtà e a interagire da noi. Ecco, poi io la sto buttando, perdonami, a scherzo, sì, questa tua umiltà nello snocciolare i nomi, ma anche in quello che hai fatto tu nella vita e fai tuttora, si traduce nella consapevolezza di un'importanza e di una grande responsabilità, e adesso sono serio, che hai nell'insegnare, nel trasmettere a questi appassionati l'arte di fare cinema o affrontare il mystery, che sia nella scrittura di una sceneggiatura, di una trama, di affrontarla in qualsiasi modo. Voglio dire, quali sono gli elementi e i valori principali che voi trasmettete a differenza di altri, al di là dell'esperienza immensa che avete tu, il prof Caprara, Di Giovanni e tutti gli altri docenti partecipanti che già sono, valgono per tutto, ma allora, spieghiamoli. Sì, guarda, a differenza di altri non lo so, io dico quello che possiamo fare noi. L'intenzione nostra è creare una community di già in parte cultori appassionati e in parte anche di neofiti che si avvicinano per la prima volta a queste tematiche attraverso l'interazione con scrittori, saggisti, addetti ai lavori, da un lato anche stimolarli nella produzione di piccoli micro racconti gialli che poi verranno pubblicati anche su delle riviste, su dei magazine che sono nostri partner. E poi abbiamo di nuovo Movie Player e poi? Vabbè, ci saranno anche come partner, avremo Dimensione Cosmica, avremo Providence Press, che è una casa editrice specializzata in Word. Conosco. Avremo il Club Ghost, che è un altro portale molto noto nell'ambito del thriller, dell'horror, del giallo, eccetera. Sì. Avremo insomma una quantità di interlocutori. Un appoggio eccezionale. E poi anche dimenticavo, ma last but not least, Sherlock Magazine e Thriller Magazine, che sono due. Mi mancano questi due all'appello. Due grandi magazine storici sul web dedicati al giallo, al thriller, al mystery. Come abbiamo detto, ci sarà un iniziale omaggio ad Arthur Conan Doyle, l'ideatore di Sherlock Holmes, ma partendo da Arthur Conan Doyle, che fra l'altro, come ben sapete, è stato anche un grande scrittore di storie di fantascienza e horror, oltre che appassionato di occultismo, e a lui dobbiamo il mondo perduto. E di spiritismo, appunto, e quindi scrittore a 360 gradi, ma partendo da lui poi arriveremo a parlare anche di esperienze molto recenti, parleremo di Stephen King, come parleremo per esempio di serie crime come True Detective, parleremo appunto del noir. Invece valori umani, vi fermerete all'aspetto tecnico o andrete anche sul valore, sul fattore umano, the human factor, per citare un altro film, un libro che mi è piaciuto? No, sì, racconteremo e approfondiremo anche alcuni aspetti delle dinamiche, diciamo così, interiori che spingono poi a scrivere sempre che te lo chiedo, annuale, che potrà capitare, sì, come dicevamo prima,
il ragazzino di 20 anni, o forse la maggior parte ragazzi di 20-25 anni che aspirano ancora a farne una professione, come ti potrà capitare l'appassionata di 40 anni che non è riuscita a farlo prima e vuole provare adesso a dare il massimo, non dico pensando di entrare a lavorare nel settore, però di completare la sua passione. Mettersi alla prova, perché no? Sono diverse di questo sì, tipo. Come assolutamente sì. Aperto e ovviamente un progetto aperto a tutte le fasce. No, certo, ma come si propone l'insegnamento a due mentalità così diverse? Perché io farei... un ragazzino puoi darci 8 ore al giorno a quello che ti dico di fare, e la quarantenne magari no. Ma non è, noi forniremo noi una serie di materiali didattici attraverso, come ho detto, l'interazione social e web. E poi nell'incontro si focalizzerà proprio su quelle tematiche che sono state in qualche modo declinate nel corso del mese. È molto semplice come principio ed è, secondo me, applicabile tanto a un adolescente e tanto a una persona. È molto pratico, perché uno ha tempo perso, va a vedersele la preparazione sul web, e poi a un venerdì al mese tu hai tempo un mese per raccogliere la preparazione web, farla tua e arrivare all'incontro del venerdì, che diciamolo sono gli incontri per il momento fissati dalle 17:30 alle 19:30, quindi orari in cui studenti e lavoratori, se vogliono organizzarsi, lo possono fare dal 20 novembre al 19 giugno. Assolutamente. Ecco, preparazione web, te ti studi la tua parte quando ce n'è il tempo, basta che quando arriva il venerdì dell'incontro tu sia preparato, e se non lo sei ti preparerai più avanti. Poi, insomma, nel cartellino non lo deve timbrare nessuno, è una passione. Esatto. È un fattore ludico e didattico, però al tempo stesso, ma è, ovviamente si parte dal lato ludico, che è fondamentale per invogliare e per stimolare le persone a raggiungerci, a iscriversi a questo progetto. Senti, ma c'è anche un qualcosa per i migliori allievi, se non sbaglio? Allora, sì, ci saranno degli omaggi, vabbè, io... Li avete già deciso? Ci sono una serie di riconoscimenti che daremo ai vari allievi, fra cui anche dei semplici, classici volumi di, diciamo, dei nostri editori associati. Fra l'altro il migliore allievo dovrebbe ricevere una biografia ufficiale. I Am Providence, dedicata al grande Lovecraft. Esatto, che è un libro importantissimo che viene e sta per essere prodotto da Providence Press. E quindi è un po' come il famoso On Writing di Stephen King? Esatto, assolutamente. Sì, ma è anche una biografia molto elaborata, molto, tanto è vero, suddivisa in 3 volumi. Quindi sarà davvero un bel premio per coloro, per quelli che saranno i migliori allievi del nostro laboratorio. Perfetto, però tutti quanti parteciperanno alla stesura di saggi, sì, micro racconti, come dicevamo, che verranno pubblicati, ci saranno, li metteremo poi alla prova in omaggio. Scusa, sì. Vai tu? No, ci saranno poi anche vari volumi in omaggio, diciamo, anche qui selezionati dai nostri vari partner, delle riviste e quant'altro. In realtà alcune cose le stiamo ancora definendo nei dettagli, quindi anche per questo poi c'è ancora una serie di piccoli dettagli da limare, ma posso assicurare che fra l'esperienza incontrando addetti ai lavori di questo livello, non soffermiamoci sui gadget, e anche però l'interazione di laboratorio, quindi scrivere, cimentarsi e partecipare anche persone, tue pari. Esatto, ma anche la semplice discussione e recepire una serie di materiali didattici è, per quanto mi riguarda, un'esperienza estremamente valida, interessante, e soprattutto poi arricchita poi dei vari gadget che abbiamo. Io invece la definisco, gadget a parte, la definisco una grande occasione per chi veramente ama
questo tema, questi tipi di mestieri, la scrittura, il cinema e comunque queste due arti commissionate insieme, una grande esperienza, perché con personaggi come voi, io ho scherzato tanto con umiltà, ma personaggi della vostra levatura, con la vostra esperienza in Italia, ce ne sono direi pochi o forse quasi come umano lei. Quindi io lo metto la faccia mia a suggerirlo personalmente a chi veramente ama questo tipo di mestiere, ama questo tipo di arte, di mettersi in gioco, se ha il coraggio, sia che abbia 20 anni, sia che abbia 40, di mettersi in gioco se ne ha il coraggio. Dico coraggio perché lì avrà a che fare innanzitutto con dei maestri altissimi, ma anche con degli allievi molto motivati. E poi un domani, chissà, staremo a vedere. Questo è un progetto da sviluppi futuri tutti da verificare, perché appunto staremo a vedere. Ah, staremo a vedere, perché allora diciamolo subito, chi bisogna contattare? Io lo scriverò, ma chi bisogna contattare? Si può contattare anche direttamente la mia mail mondocult@gmail.com. Allora mondocult@gmail.com si scrive mondocult@gmail.com. Assolutamente sì. E attraverso questa semplice mail si possono ricevere poi tutta una serie di informazioni, e poi noi organizzeremo anche degli incontri, dei colloqui con i potenziali allievi. Ah, ecco perché li scegliete prima, non date l'ok a tutti? Sicuramente dobbiamo fare degli incontri preliminari, perché mi sembra anche giusto questo, senza spaventare, perché sennò alcune persone spaventano preventivamente. Semmai può stimolare la selezione. È un modo per capire, no, ma è un colloquio semplice, un modo per capire gli interessi. Io posso essere la casalinga di Pozzuoli che dice: guarda, io sono appassionata di fotografia, sì, voglio imparare la regia. Voglio imparare a scrivere, per esempio, oppure mi piace il giallo, voglio partecipare. Non è penalizzata rispetto a un ragazzotto che fa studio belle arti. Sono colloqui semplicemente esplorativi, ma anche normale, per spiegargli anche più nei dettagli le varie modalità, certo, perché io ne ho parlato adesso, ma poi è normale fare degli incontri per spiegare ai potenziali iscritti di cosa si tratta e come è strutturato. Detto ciò, visto questo colloquio fiume che abbiamo avuto stanotte, per chiudere, tu, dopo avermi parlato tutto questo tempo, mi accetteresti come allievo o diresti: Caprara, ci pensi lei, lo mandi via, lei è più autorevole? No, sei automaticamente dei nostri, sei automaticamente avvolato. Lo sono col cuore, ma trema che potrei anche esserlo fisicamente presto o tardi, appena mi riprendo. Amici senza parole, brivido e raccapriccio con questa ombra che racchiude le luminose fattezze di Giuseppe Cozzolino, da Napoli. Oscure. Come? Oscure fattezze. Oscure. No, allora, le fattezze sono luminose, perché si vedono. Sì, ma a volte nelle tenebre. Brivido, terrore, raccapriccio, appunto, da Napoli, con Giuseppe Cozzolino. Noi l'abbiamo messo un po' in simpatia, ma abbiamo parlato molto seriamente di temi non sempre neanche facili, e a volte compromettete. Io mi sono fatto nemico alla Golino, alla Cortellesi insieme, senza neanche conoscerle. Quindi do una buona ringrazio se ci ascolterete fino in fondo anche in questa intervista, e mi raccomando, lo Sherlock Lab a Napoli con Giuseppe Cozzolino, professor Valerio Caprara, Di Giovanni, tanti altri docenti di grande esperienza, si apre da venerdì 22 novembre a venerdì 19 giugno, un venerdì al mese con preparazione precedente. Scrivete a mondocult@gmail.com, vi metteremo i riferimenti anche telefonici sotto l'intervista. Io vi ringrazio per averci ascoltato, ma ringrazio soprattutto Giuseppe Cozzolino di essere pazientemente stato con me, nonostante il caldo, il buio, la sete,
le stronzate del tetto forse. Vabbè, no problema. Okay. I nemici che ho cercato di farti. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Da scrivere senza parole, alla prossima, per leggere oltre le storie. Ciao.